Benessi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle notizie della Calabria, diverse notizie da approfondire e partiamo subito con le calabresi. E io partirei dalla regina, diverse notizie di mercato ma anche interviste. Partiamo da qui perché è stato intervistato Iriti, il neo arrivo per quanto riguarda la carica di direttore generale della società, della squadra. E arriva quindi Iriti che ha parlato comunque in sede di presentazione. Non potevo rinunciare alla proposta del presidente. Torno a casa e cercherò di dare una mano al club. Sono qui per parlare del presente e del futuro. Me ne sono andato per motivi personali, inutile parlare del passato. Ho sempre avuto un rapporto di stima reciproca con il presidente. Sono qui per dare una mano sotto l'aspetto amministrativo e organizzativo. C'è una casella vacante, serviva una figura che potesse lavorare sul posto. La regina è prima di tutto un'azienda e lavorerò sotto questo aspetto. Stiamo lavorando da ieri sera per dare una soluzione tecnica alla squadra. Serve una riorganizzazione aziendale, bisogna sistemare la situazione amministrativa, va data una regolarizzazione gestionale, una persona sul territorio deve controllare la situazione amministrativa. Quindi ha comunque utilizzato diversi tecnicismi, giusti anche proprio per far comprendere meglio il suo compito, che è un compito comunque complicato perché il direttore generale è un ruolo comunque sempre difficile. Ha parlato del fatto che è contento comunque di poter tornare nonostante l'addio di qualche anno fa, ma per motivi personali. Alla fine è tornato, questa è la cosa più importante, con ottime motivazioni e adesso serve comunque dare una svolta alla stagione, soprattutto a livello societario, perché bisogna riorganizzare la regina dal punto di vista amministrativo e organizzativo, così come ha detto lui, inserendo anche una figura che lavori a 360 gradi, ma più che altro direi sul territorio, lavori con quasi a contatto con la squadra e penso più che altro nell'ambito sotto il profilo tecnico, sotto l'aspetto comunque dell'area tecnica. Comunque, al di là di questo, intervista certamente importante per il neo arrivato direttore generale della Regina Iriti. Per quanto riguarda il calciomercato, si parla in realtà di una possibile cessione, una possibile uscita e un possibile arrivo. Per quanto riguarda il possibile arrivo, si parla di un rinforzo nel reparto difensivo che necessita comunque di rinforzi perché c'è un'uscita di cui adesso parliamo e al di là di Cione e Stavropoulos che anche loro in quest'ultimo video stanno un po' faticando, le riserve non sono all'altezza, Regini non sta facendo per nulla bene, lo Iacono non ci si può aspettare che faccia grandi cose. E quindi Regina che è alla ricerca di un difensore per rafforzare il reparto difensivo e si parla di Ariaudo, difensore di esperienza che conosce molto bene la categoria ma che viene da diversi mesi di stop ed è anche comunque un po' paradossale perché è un calciatore comunque di livello per la categoria. Se, mi sembra strano che nessuno ci abbia puntato fino a questo momento, fatto sta che è fermo da diversi mesi, quindi sarebbe un colpo sicuramente importante per le qualità del calciatore, però un po' dubbioso dal punto di vista perché è uno svincolato, quindi sono mesi che non si allena con una squadra e per poter arrivare al top della condizione ci vorrà diverso tempo, quindi la regina è disposta ad aspettare Ariaudo così tanto? Vediamo, ripeto, certamente sarebbe un rinforzo importante, però regina che è interessata al calciatore. C'è da registrare anche l'interessamento di Ascoli Crotone per lui, ma sono un po' più defilate, la regina in questo momento è in vantaggio. Per quanto riguarda l'uscita si parla di Amione, difensore classe 2002 che è arrivato in prestito al Verona negli ultimi giorni di mercato ma che non ha praticamente mai visto il campo, anzi mi sembra che non abbia mai proprio giocato, calciatore che sembrerebbe essere in uscita proprio perché mai utilizzato e potrebbe tornare in Argentina, sempre con la formula in prestito e Rosario Central sembrerebbe essere interessato, quindi attenzione ad un suo possibile ritorno in patria per poter trovare più continuità e giocare. E giocare proprio più specificatamente. Detto questo, direi che possiamo continuare parlando un po' di Cosenza in questo caso e andiamo un po' a vedere diverse notizie. Innanzitutto partiamo con il parlare della questione portieri. Perché Matosevic ormai sembrerebbe essere il nuovo portiere, visto l'infortunio di Vigorito che lo terrà lontano dal campo per diverso tempo, Matosevic quindi
è ormai il primo portiere. Questo che cosa porta? Porta ad un possibile addio di Saracco. Attenzione perché per Saracco si aprono le porte del mercato di gennaio, visto che Matosevic ormai è il titolare con l'addio di Vigorito, e lo sarà fino a che poi non tornerà Vigorito stesso. Quindi a questo punto Saracco non ha più nessun tipo di ruolo in quel di Cosenza e quindi potrebbe andare via. Attenzione, anche perché penso sia in scadenza in realtà, perché ha firmato un contratto annuale all'inizio, comunque in questa relazione di mercato estiva, quindi è in scadenza, potrebbe quindi accasarsi a zero da qualsiasi parte. Vediamo, sembrerebbe essere uscita proprio perché Matosevic è stato scelto al suo posto. Per quanto riguarda un altro calciatore in uscita, in realtà stiamo parlando di un attaccante di proprietà del Cosenza ed è Pandolfi, attaccante che sta trovando un po' più di continuità in quest'ultimo periodo, anche se subentra molto spesso dalla panchina, quindi non è che può essere così tanto incisivo, anche perché il Cosenza ha grandi problemi in fase di rifinitura delle azioni e poi anche di finalizzazione, però molto anche in fase di rifinitura, per cui è difficile anche per gli attaccanti riuscire a mettere il timbro se non vengono serviti bene. Pandolfi comunque potrebbe essere uscita anche per fargli trovare più spazio, perché magari vuole giocare con più continuità. E attenzione perché il Pescara di Auteri sembrerebbe essere interessato, un Pescara che lotta per la promozione del girone B, un girone molto molto difficile, e attenzione perché quindi sembrerebbe essere interessato a portarlo in Abruzzo. Questa è la notizia. Proseguendo, parliamo velocemente in realtà anche di Crotone. Sì, parliamo un po' di Crotone perché c'è un nuovo nome per il reparto offensivo, per quanto riguarda la prima punta, perché Boncini è del mirino degli squali. Attaccante che tra l'altro ha segnato anche a Firenze nella partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Benevento, terminata 3-1 per la squadra di Mister Italiano. Ha segnato Boncini per il Benevento e un attaccante comunque certamente di livello per la categoria, comunque la prima punta ex spalta le altre, che la B la conosce molto bene e potrebbe essere quella prima punta che ci serve, prolifica, magari da affiancare a Mulattieri o comunque da comunque fargli fare un po' di staffetta a Mulattieri stesso. E attenzione perché il Crotone starebbe cercando di trovare l'accordo con l'entourage del calciatore, con il Benevento, per portarlo in Calabria. Quindi attenzione al possibile arrivo del buon Boncini, scusate. Adesso però, lasciando stare un po' la Calabria, le calabresi, spostiamoci nel dilettantismo e parliamo un po' di Serie D. Per quanto riguarda l'FC Messina, notizia veloce perché oltre all'esclusione dal campionato di Serie D, conseguente alla doppia rinuncia della partita con Cavese e Giarre, da regolamento, dopo due rinunce si viene esclusi dal campionato, così per l'FC Messina che dovrà anche pagare una multa importante, 20.000 euro di ammenda, quindi oltre ad anche la beffa, quindi multa anche pesante per la società. Detto questo, per quanto riguarda invece un'altra notizia, si parla di un possibile addio. Infatti Pidatella sembrerebbe essere vicino alla decisione di dimettersi da allenatore del Biancavilla, un Biancavilla che sta facendo malissimo in quest'ultimo periodo. È nelle parti bassissime della classifica del girone, non riesce a risollevarsi nonostante comunque una squadra certamente non da ultimo posto. Tantissimi ci studi anche in questo caso, Pidatella prima, Cozza, Pidatella ancora. Attenzione perché sembrerebbe esserci addirittura il quarto cambio in casa Biancavilla nel giro d'andata, cioè quattro cambi in panchina dopo 17 giornate praticamente, sarebbe anche storico, però Pidatella sembrerebbe aver capito che non c'è più margine di lavoro, non c'è più margine per poter fare quello che vuole, quindi sarebbe vicino alla decisione di dimettersi. Questa è la notizia. Proseguendo, parliamo un po' di eccellenza perché si parla della Coppa Italia. Perché proprio in vista della partita di Coppa Italia, eccellenza che si giocherà il 23 di dicembre alle 2:30 al Dippolito, è stato scelto il Dippolito di Lamezia Terme per ospitare questa partita, anche perché è uno stadio molto con una grande capienza che può quindi ospitare tanto pubblico di entrambe le tifoserie, e poi in realtà si trova un po' a metà, diciamo, tra Locri ed Acri, quindi era anche la scelta comunque più giusta, ma al di là della distanza che conta poco, è proprio per la capienza e per dare la possibilità ai tifosi di entrare in massa allo stadio per una partita comunque molto importante, perché consiglierà una calabrese da che poi affronterà comunque il turno nazionale delle vincitrici di Coppa Italia. E
E proprio per questo motivo è stata rinviata la partita di campionato tra Locri e Acri. Guarda caso, proprio in questo periodo c'era Locri e Acri in campionato e quindi è stata rinviata il 29 di dicembre proprio per far preparare alle due squadre al meglio la partita di Coppa Italia. Quindi questa è la notizia. Quindi la partita di campionato viene recuperata il 29 di dicembre. Quindi nel periodo in cui le altre riposano, Locri e Acri continuano a giocare. Detto questo, per quanto riguarda invece il calciomercato monopolizzato quest'oggi dall'Isola Capo Rizzuto, che ha ufficializzato diverse notizie. Innanzitutto l'arrivo del nuovo direttore sportivo, perché arriva Cali Donna come nuovo direttore sportivo che ha negli ultimi anni raccolto, anzi ha avuto diverse esperienze importanti, non ultima al San Biase, ma in realtà era fermo da qualche tempo. Quindi Isola Capo Rizzuto che lo riesuma, diciamo così, lo fa tornare a comunque lavorare. Almeno come direttore sportivo, e lo fa in sinergia con l'allenatore che lo ha, come detto anche Calidonna in un'intervista, lo ha voluto fortemente. In realtà è da diverso tempo che Calidonna sta lavorando al fianco di Parentela, ma era anche abbastanza ovvio sotto traccia. Comunque diversi calciatori sono stati anche portati ad Isola grazie al lavoro di Calidonna, che è comunque un buon direttore sportivo e che certamente può dare una grande mano alla causa di Isola Capo Rizzuto, che nell'ultimo periodo sta ufficializzando diversi colpi di mercato. Infatti in tal senso arrivano tre calciatori over di alto livello, e stiamo parlando nello specifico di Zurlo per il reparto offensivo, attaccante classe 1988 che firma con l'Isola dopo tra l'altro essersi liberato dalla promozione, perché ha giocato, se non mi ricordo male, nel campionato di promozione in quest'ultimo periodo. Calciatore comunque cresciuto nel Catanzaro, che è stata una stella anche del beach soccer italiano, quindi calciatore comunque con ottime qualità di esperienza che certamente può essere un rinforzo di alto livello per un'isola che si gioca la salvezza. Quindi colpo di alto livello per l'isola che rafforza il comparto over, ma non solo con Azzurro, perché arriva anche Spadola per il reparto portieri, portiere classe 82, anche lui grandissima esperienza, calciatore che ha vissuto le maglie del Sersale, dell'Africo, del San Luca, ha grandissime esperienze in questo campionato, lo conosce come le sue tasche, certamente è un rinforzo di alto livello per il reparto portieri. Ma così come per quanto riguarda il reparto difensivo, è importante l'arrivo di Malerba, difensore o comunque terzino esterno classe 92, può coprire tutti i ruoli della fascia, quindi terzino esterno, anche lui giocatore comunque di esperienza un po' più giovane rispetto ai due precedentemente citati, cioè Zurlo e Spadola, ma è anche Malerba un calciatore importante, ha giocato a Roccella negli ultimi anni in Serie D, ha giocato anche alla Vigor Lamezia, all'Andria, ha tantissima esperienza anche tra i professionisti, 150 esperienze nello specifico, è un rinforzo di altissimo livello e per l'isola di Mister Parentela certamente veramente, veramente un ottimo colpo di calciomercato che conferma le volontà della società di voler comunque raggiungere la salvezza a tutti i costi. Per quanto riguarda invece le altre notizie, ci sono 5, anzi no, scusate, 4 AD in casa Paolana, 4 calciatori lasciano la Paolana, e stiamo parlando di Curcio, centrocampista classe 89 che ha firmato con il Sersale nell'ultimo periodo, calciatore di esperienza che quindi lascia la Paolana dopo una prima parte di stagione abbastanza deludente. Lascia anche Castellano, centrocampista classe 90 3, se non mi ricordo male, 93-94, che lascia la Paolana anche lui dopo una prima parte di stagione non all'altezza. Sempre un centrocampista, cioè De Marco, lascia la Paolana, classe 2000, anche per lui un addio, così come per Caruso, attaccante classe 95, che quindi saluta la Paolana di Mister Fanello, che quindi deve fare i conti con tanti addii, ma certamente vorrà anche rafforzarsi perché è necessario anche sopperire a queste uscite a livello prettamente numerico. E chiudiamo con tre colpi di mercato in casa contro le Caccuri, che nell'ultimo periodo ha ufficializzato l'arrivo di Trapasso come nuovo mister, ma anche quello di Musso per il reparto offensivo, e adesso chiude anche tre colpi di livello, in realtà soprattutto per il reparto under, ma non solo, perché arriva Sarcone, difensore classe 99, che è come se fosse un under, perché per un anno non è considerabile under, ma è calciatore molto giovane, difensore importante per la categoria, quindi certamente colpo di livello. E nello specifico un altro difensore under arriva
a Cotronei perché arriva Umbrella, difensore classe 2000, lui come dicevo è under, ma così come Sarcone è un difensore comunque giovane che può crescere molto e sicuramente un rinforzo che ci può stare per la formazione di Trapasso, così come per il reparto portieri l'arrivo di Duta, portiere classe 2002, che rafforza quindi il reparto della squadra per un Cotronei Cacculli che in quest'ultimo periodo sta facendo il altamalino, ma che certamente saprà risollevarsi grazie all'avvento di Trapasso in panchina e anche al rinforzo con diversi calciatori ufficializzati nell'ultimo periodo. A questo punto io mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!